Piano, una delle più belle partite del Cosenza, più belle anche perché probabilmente l'avversario non si aspettava questo gioco, bloccato Pelliccioli, bloccato determinati tipi di gioco. Il Cosenza crea tanti gol, fa un gol finalmente con Rivier, però non riesce a portare via perché capita sempre questo errore. Sì, niente, comunque credo che abbiamo fatto una buona partita. Da quando abbiamo iniziato il campionato ogni partita abbiamo cercato di migliorare, di crescere. Forse oggi sotto alcuni aspetti magari è stata la nostra miglior partita, come al solito magari con la piccola disattenzione un po' veniamo penalizzati come rigore. Il punto sta nel chiudere prima la partita, quindi cercheremo ancora di lavorare sotto questo punto di vista e non molliamo, siamo lì come tante altre squadre, quindi come hai detto tu, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Abbassarsi negli ultimi 10 minuti sta diventando una costante, paura di vincere anche? Ma credo che sia un po' un modo di gioco che avevamo anche l'anno scorso, quindi non è solo quest'anno e non è neanche solo gli ultimi 10 minuti. Siamo entrati comunque il secondo tempo compatti, stando lì, cercando di concedere poco, che è quello che è stato, e giocando sulle ripartenze sono riusciti a entrare e hanno trovato quel rigore. Se non trovano il rigore, ancora per loro sarebbe stata molto dura riuscire a trovare spazio, che era il nostro obiettivo. Purtroppo niente, facciamo ancora tante volte degli errori a livello personale che magari paghiamo a caro prezzo, però non importa. L'importante era, credo, chiudere la partita prima. Abbiamo avuto l'occasione, non ci siamo riusciti, cercheremo di farlo le prossime partite. Sciolone a ritmi diesel, è messo un po' a carburare, poi alla fine ti abbiamo visto un po' più lucido. Sì, hai ragione. All'inizio è stata un po' tosta, però piano piano è un po' così il campo che magari non ci permette questo. A volte ho la palla rimbalza male, è un po' molle, un po' duro. Stiamo lavorando bene, stiamo lavorando per cercare di durare fino alla fine del campionato, che è importante. Quindi magari ogni tanto sì, alcuni di noi possono partire un po' sottotono, ma poi alla lunga riusciamo. Di avere in squadra un giocatore come Rivier, oggi si è visto, insomma, riesce a farvi stare tanto alti, a darvi insomma anche più possibilità in fase d'attacco. Forse è stato proprio la sua uscita a cambiare il volto alla partita. Sì, è un giocatore comunque importante, che ha fatto partite in campionati importanti, si vede, il mister lo ha sempre schierato, può darci tanto. Oggi ci ha dato un grande gol, fa tanto lavoro di sacrificio, quindi sappiamo che è un giocatore molto importante. So che non ti piace giudicare i colleghi, ma oggi Carretta e Rivier, oltre all'intesa, avevano una marcia in più. Sì, sono due giocatori sicuramente molto importanti e molto forti, lo dimostrano e l'hanno dimostrato ogni partita, se stanno bene fanno la differenza. Oggi è stato uno di quei giorni. Posso l'ultima cosa salutare Natalino da parte di tutta la squadra, che pochi giorni fa si è sentito un po' male, quindi volevamo fargli un grosso in bocca al lupo sperando si riprenda il prima possibile. Grazie.